Bentrovati, vi ricordo i miei siti di riferimento www.calciogol.it, tuttojuve.net. Vi invito naturalmente quotidianamente a frequentarli. Questo piccolo focus per parlare di Locatelli. Vi state meravigliando perché Locatelli non è andato in nazionale? Io penso che vi dovreste meravigliare perché fino a questo momento Locatelli è andato in nazionale. Quando fu acquistato dalla Juventus disse a un centrocampista da sesto posto: se la Juventus lo fa giocare titolare non può non arrivare quarta o quinta o sesta. E puntualmente, da quando è titolare questo Locatelli, la Juventus non va al di sopra del quarto posto in classifica. Il terzo l'anno scorso. Giocatore scadente, privo di tecnica, privo di visione di gioco, privo di una doppia fase importante per un centrocampista moderno. Abulico, condizione fisica scadente, tiro da 4. Un giocatore che non può giocare nella Juventus. È inutile che ci giriamo intorno. È un giocatore che se fosse stato messo in panchina in questa stagione, la Juventus avrebbe probabilmente guadagnato 2 o 3 posizioni. Non ti dà niente durante il corso della partita. Perché la nazionale avrebbe dovuto convocarlo? Ed è un giocatore che è costato circa 40 milioni. Un altro babà sull'asse Carnevali-Allegri. Sì, perché è stato proprio l'ex allenatore della Juventus, per fortuna ex, che lo ha voluto. Quindi non dobbiamo meravigliarci se Locatelli non gioca nella nazionale e non viene convocato, anche se voi mi direte è stato convocato 4 anni fa da Mancini, 3 anni fa per la precisione, da Mancini, e ha partecipato alla vittoria agli europei. Anche quello fu un caso e probabilmente in molti pensavano ad un Locatelli del quale la propaganda allegriana faceva tanto, ve lo facevano apparire come quel grande calciatore. Credo che invece Spalletti ha visto bene, benissimo. La speranza è che la Juventus lo metta sul mercato, ma le voci che giungono sono quelle di un Locatelli che vuole essere recuperato da Thiago Motta. Quindi nessuna meraviglia se Locatelli non è in nazionale, anzi è una grande conferma. Il contrario sarebbe stata l'ennesima budata calcistica. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche e mettere un like se lo ritenete opportuno. Alla prossima.